Ma come si pota la stella di Natale? Salve a tutti, mi chiamo Fortunato Andreas Iuzzolini per il sito iuzzolinifortunato.com, sono un dottor agronomo e oggi parleremo della potatura della stella di Natale, nome scientifico Euphorbia pulcherrima. Quindi vedremo come si pota, quando si pota e perché si pota. Iniziamo dalla prima domanda, perché si pota? Allora, la potatura ha delle questioni esclusivamente estetiche, quindi la potatura non serve a far vivere la pianta, non è che se potiamo la pianta continua a vivere, se non potiamo la pianta muore. La potatura serve solo a delle questioni puramente estetiche. Perché si pota la stella di Natale? Perché se non si pota, i rami diventeranno eccessivamente lunghi, si spoglieranno alla base per la maggior parte, quindi avremo delle piante di stella di Natale che avranno la base spoglia. E invece la parte apicale con le foglie è queste brattee, che sono quelli che noi chiamiamo fiori. Quindi si pota per delle questioni puramente estetiche, come ho detto prima, se potiamo la stella di Natale lo facciamo per delle questioni solamente estetiche. Anche nel caso dell'olivo, della vite, quando gli agricoltori potano, non potano perché se potano la pianta produce, se non potano la pianta non produce. Potano la pianta per tenerla bassa, per raccogliere meglio, per fare i trattamenti fitosanitari meglio, eccetera, eccetera. Quindi anche nel caso della stella di Natale potiamo per delle questioni puramente estetiche, quindi potiamo la pianta per mantenerla bella. Seconda domanda, quando si pota la stella di Natale? La stella di Natale si pota quando sta per entrare in riposo vegetativo. Come vi fate ad accorgere che la stella di Natale va in riposo vegetativo? Ve ne accorgete perché, come in questo caso, perde le foglie e piano piano inizia a perdere i fiori e le brattee. In questo caso siamo a oggi il 4 febbraio, la pianta ha perso le foglie, la pianta ancora non ha perso le brattee, quindi è un po' presto per potare, però per delle questioni di video lo farò lo stesso, quindi potate la pianta solamente quando sta per entrare in riposo vegetativo. Solitamente entra in riposo vegetativo a fine inverno, inizio primavera e ve ne accorgete perché inizia a perdere tutte le foglie, inizia a perdere anche le brattee e i fiori. Attenzione, se la stella di Natale perde le foglie prima di questo periodo, significa che c'è qualcosa che non va. Perché la stella di Natale può perdere le foglie? Può perdere le foglie perché non l'avete annaffiata bene, quindi l'avete annaffiata troppo o l'avete annaffiata troppo poco, e può perdere le foglie perché la temperatura non va bene, quindi magari fuori casa ci sono 0 gradi e la mettete fuori casa, e in quel caso perde le foglie perché è la risposta a uno stress della pianta. In quel caso non dovete potare, ma dovete solamente riportare la pianta dove aveva le condizioni idonee alla sua crescita, quindi dovete stare attenti, dovete potare solamente se la pianta perde le foglie, perde le questioni di riposo vegetativo, quindi nella normale biologia della pianta. Come ho detto prima, solitamente la pianta entra in riposo vegetativo fine inverno, inizio primavera, quindi il momento migliore, idoneo per la potatura, fine inverno, inizio primavera. Questa pianta funziona al contrario delle altre piante, quindi solitamente le piante hanno un periodo vegetativo primavera, estate, autunno e va in riposo in inverno. Questa pianta invece fa il contrario, una pianta di origine messicana. Andiamo a vedere praticamente come si pota la nostra stella di Natale. Allora, qua vediamo l'occorrente per la potatura. Ci serve chiaramente la nostra stella di Natale, magari annaffiatela qualche giorno prima della potatura, perché la pianta deve essere, dal punto di vista nutrizionale e dal punto di vista idrico, deve essere in forma. Se andate a potare una pianta che è già strezzata, non fate del bene. Servono delle forbici. Queste forbici vanno benissimo, sono delle forbici professionali per potatura. E serve un po' di candeggina. Se non avete la candeggina va benissimo anche una fiamma, quindi con l'accendino, e va bene anche l'alcol. A cosa serve la candeggina, l'alcol o l'accendino? Serve a disinfettare le nostre forbici. Sulle lame delle forbici potrebbero esserci degli agenti potenzialmente patogeni per la nostra stella di Natale, quindi ci potrebbero essere delle spore fungine, ci potrebbero essere dei batteri, ci potrebbero essere dei virus. Cosa succede se non potiamo? Succede che andiamo a creare una ferita alla pianta e proprio tramite il contatto della ferita e della lama andiamo a infettare la pianta. Quindi magari avete la vostra pianta di stella di Natale in condizioni fitosanitarie perfette, l'andate a infettare voi stessi, è come se un chirurgo facesse un'operazione senza disinfettare i bisturi. È la stessa cosa. Quindi la prima cosa da fare, forbici o anche, va bene, anche un taglierino, vanno bene le forbici da cucina. Andiamo a disinfettare le forbici, quindi prendiamo la nostra candeggina, vediamo se riusciamo ad aprirla, sì, e disinfettiamo le forbici in questa maniera. Quindi immergiamo le lame nella candeggina o nell'alcol che sia, e
Comunque il miglior disinfettante è la candeggina, però se non l'avete va benissimo anche l'alcol, va benissimo la fiammola. La cosa importante comunque è che la disinfettate, successivamente bagnate tutte le rame e le asciugate in questa maniera. Ora quindi passiamo alla parte pratica della potatura della stella di Natale. Allora, guardiamo la stella di Natale perché adesso dobbiamo accorgerci di alcune cose. Dove si pota la stella di Natale? C'è un punto ben specifico per la potatura della stella. Se guardate bene, ci sono delle zone un po' più gonfie sul fusto, che sono, ve le indico con le forbici, ad esempio questa porzione è più gonfia, questa porzione è più gonfia, questa porzione è più gonfia. Queste porzioni più gonfie vengono dette gemme. A cosa servono le gemme? Non sono altro che i primordi dei germogli delle piante, quindi sappiamo che è proprio dalla gemma che successivamente verranno differenziati i germogli e quindi i fusti, le foglie e le blattee con i fiori. Il modo giusto di potare la stella di Natale, abbiamo già parlato del periodo, eccetera, eccetera, è proprio sopra una gemma. Perché? Perché ad esempio si vede qua, guardate, da questa gemma sta uscendo un nuovo germoglio. La gemma ha proprio il compito di differenziare i nuovi germogli. Quindi se noi potiamo sulla gemma andiamo ad eliminare un potenziale germoglio dalla pianta. I germogli ci servono e quindi dobbiamo preservarli. Si pota, prima cosa, sopra la gemma, quindi subito sopra la gemma. Seconda cosa, dovete scegliere un'altezza. Solitamente si taglia dal quarto all'ottavo nodo. Quindi andiamo a contare il primo nodo. Primo, secondo, terzo, quarto. Si può potare solitamente da qui, quindi quarto, quinto, sesto, settimo e ottavo. Poi se voi volete potarla un po' più alta, un po' più bassa, va benissimo, meglio più alta che più bassa, ma semplicemente si pota una di queste altezze per delle questioni estetiche, perché poi la pianta, quando andrà in periodo di ripresa vegetativa, inizierà a germogliare proprio dalle gemme che abbiamo lasciato. Quindi non potate troppo alto perché sennò la pianta diventa brutta, e non potate troppo basso perché se potate troppo basso, potenzialmente la pianta potrebbe non ripartire. Comunque potiamo in linea di massima tra il quarto e l'ottavo nodo in questa maniera. Allora, qui c'è la gemma. Potiamo subito sopra la gemma in questa maniera. Attenzione quando potate perché la pianta fa uscire del latice, che sarebbe questo, guardate, che è irritante, quindi mettete i guanti, specialmente non toccate gli occhi con questo latice perché è irritante e poi non fa bene. Quindi andiamo a potare completamente la pianta in questa maniera, sempre sopra il nodo. Non abbiate paura di tagliare la pianta in maniera così abbastanza aggressiva, perché quando ci saranno di nuovo le condizioni idonee, la pianta andrà a germogliare proprio dalle gemme, quindi non abbiate paura. Vi volevo ricordare che è importantissimo, prima cosa, preservare la gemma come stiamo facendo. Seconda cosa, se ci sono dei rami rovinati come questi, guardate come sono rovinati, ad esempio qui, questi, se sono rovinati fino a sotto, comunque potateli fino a quando non trovate il tessuto sano. In questo caso il tessuto sano comincia qui, quindi potatelo sicuramente. Tutta questa porzione malata, questa porzione secca va eliminata. Ecco qua, abbiamo quasi finito la potatura. Perfetto. Questa è una stella di Natale potata. In questo momento vi sembra magari di averla uccisa, ma vi posso assicurare che successivamente alle gemme andranno a germogliare i nuovi germogli e faranno nuove rame, nuovi fiori, eccetera, eccetera. Quindi questo è un ottimo lavoro. Perché è importante potare al momento giusto? Perché quando la pianta è andata in riposo vegetativo, cosa ha fatto? Le foglie servono alla pianta per fotosintetizzare, quindi producono dei carboidrati che servono alla pianta per far crescere nuovi fusti, nuove foglie, nuovi germogli. Quando sta per entrare in periodo vegetativo, semplicemente la pianta trasloca, quindi sposta i carboidrati dalle foglie, dai fiori, dai fusti sovrastanti ai fusti che sono in basso, specialmente alle radici. Quindi quando noi andiamo
appodare in periodo di riposo vegetativo, tutte queste sostanze di riserva sono ormai nella radice e sono alla base del fusto. Quando ci saranno nuovamente le condizioni idonee a far germogliare la pianta traslocherà le sostanze di riserva dalle radici, dalla base del fusto e successivamente le utilizzerà per far germogliare la pianta. Quindi non abbiate paura ad eliminare questi rami perché sono dei rami, tra virgolette, ormai inutili per la pianta. Se invece andate a potare quando la pianta è in periodo di vegetazione, quindi prima del riposo, tutti i carboidrati e i metaboliti che la pianta ha prodotto, li andate ad eliminare dalla pianta togliendo il fusto con il germoglio e quindi andate a fare un danno alla pianta. Quindi, prima cosa è importantissimo rispettare il periodo giusto di potatura, che è quello di fine inverno, inizio primavera. Adesso siamo al 4 gennaio e 4 febbraio, scusate, è presto, però ho fatto per delle questioni di video. Seconda cosa, è importantissimo disinfettare le forbici, è veramente di fondamentale importanza, ve lo posso assicurare. Cosa fare adesso con questa pianta ormai potata? Mettetelo, visto che iniziano ad arrivare i primi caldi, mettetelo fuori in un posto molto luminoso, ma magari lontano dai raggi diretti del sole. O meglio, adesso in primavera, quando il sole non è troppo forte, potete anche metterlo al sole, però poi quando arriva l'estate, per evitare di rovinare la vostra stella di Natale, mettetela all'ombra. Comunque mettetela fuori, irrigatela un po' di meno, perché la pianta sta entrando in riposo vegetativo e quindi ha bisogno di molto meno acqua. Come capire quando irrigarla? Semplicemente infilate un dito nel terriccio, quando è secco mettete un po' di acqua, prima di annaffiare assicuratevi che il vaso abbia i fori di scolo, ovvero questi, ed evitate gli stagnitrici, quindi se coltivate la vostra pianta in vaso e cioè il sottovaso rimane pieno di acqua, svuotatelo immediatamente, perché se rimane acqua nel sottovaso per tanti giorni la pianta marcisce e quindi muore. Quindi aspettiamo la ripresa vegetativa, che solitamente è dopo l'estate. Dopo l'estate possiamo anche piano piano trasferirla dentro casa in un posto molto luminoso e successivamente verso dicembre andrà nuovamente a fiorire in questa maniera. Il video sulla potatura della stella di Natale finisce qua. Se il video ti è piaciuto puoi mettere mi piace e iscriverti al canale. Se hai qualche domanda da pormi puoi farlo nei commenti. Se ti va puoi visitare i miei social, Facebook, Instagram e TikTok, ti lascio il link nella descrizione del video. Puoi iscriverti e seguirmi anche là, faccio dei contenuti un po' diversi. Grazie per la visione, ti aspetto al prossimo video.